posto di tua vita qua. Buongiorno a tutti, benvenuti. Lascio la parola subito per il saluto iniziale al CEO Italo Zanzi. Grazie, benvenuti a tutti e grazie per essere qua con noi. Primo voglio dare il benvenuto ufficiale al sindaco del Pinzolo, Michele Ceredini, e al direttore dell'APT Giancarlo Cescatti. Grazie. Oggi siamo qua per annunciare che torneremo questo luglio a Pinzolo, in Trentino, per fare il nostro ritiro. L'anno scorso abbiamo avuto un'ottima esperienza in Pinzolo, in Trentino, e abbiamo creato un eccellente rapporto con il governo là e tutti associati con il ritiro. Semplicemente è un posto ottimo per la nostra preparazione. Ovviamente è una zona bellissima, che dà molto piacere, ma per noi è pure importante avere un posto che funziona bene. E Pinzolo è stato così. Del campo alle installazioni per l'allenamento fisico abbiamo avuto condizione fantastica e la squadra è stata molto contenta. Ma soprattutto abbiamo avuto un'ottima esperienza con la gente della zona. E è stato un ambiente molto piacevole per i nostri tifosi che si hanno divertito tanto. Semplicemente di nuovo è un ambiente, un'area perfetta per questa preparazione. Quindi la decisione di tornare a Pinzolo è stata molto semplice e speriamo avere una lunga relazione con voi. Grazie di nuovo e adesso le lascio la parola ai nostri amici. Sì, il saluto di Michele Ceredini, sindaco di Pinzolo. Bene, ringrazio per le bellissime parole da parte della società della vostra Roma. Anche per noi è quasi una gratificazione essere qui oggi per annunciare il secondo anno di ritiro della vostra società. È stata per noi un'esperienza più che gratificante. Sapete, voi che siete del settore, che Pinzolo e la Varendena da anni ospitano grandi squadre di prima fascia del calcio italiano, però con la società della Roma c'è stato un qualcosa di diverso, un'accoglienza speciale, perché sia il tifoso che l'ospite romano hanno un calore che non è comune ai tifosi del calcio italiano. Noi abbiamo avuto veramente un'esperienza nuova, unica, che vogliamo riproporre ai nostri ospiti che non sono direttamente collegati col mondo del calcio. Vogliamo proporre ai nostri censiti questo binomio sport-vacanza che è veramente all'insegna di un turismo d'eccellenza come quello che la squadra della Roma può portare sul nostro territorio. Siamo pronti anche quest'anno, abbiamo migliorato quello che probabilmente l'anno scorso c'era da migliorare, abbiamo fatto degli incontri tecnici con lo staff della società che ci ha fatto crescere anche sotto l'aspetto della preparazione sia dei campi che delle strutture che devono ospitare la vostra squadra. È così con un pizzico d'orgoglio quindi che quest'anno qui con voi annunciamo il secondo anno di ritiro. Il secondo anno che vede due weekend, anche questa è una novità, e su questi noi siamo strutturati per dare un qualcosa di più rispetto all'anno scorso anche a chi segue la squadra a Pinzolo. Quindi ci saranno le due amichevoli, ci sarà la serata di presentazione, ci sarà la serata con i ragazzi, anche quest'anno una cosa che è qualcosa veramente di speciale, l'incontro ragazzi e giocatori, la serata allenatore capitano. E poi stiamo strutturando, visto che il periodo si è un po' allungato, un qualcosa di diverso, un qualcosa di accattivante che possa essere anche una novità sul profilo delle serate fra il tifoso, la società, i giocatori e anche gli ospiti che abitudinariamente frequentano Pinzolo. Quindi tutto quello che può esserci per una vacanza all'insegna dello sport, come ho detto prima, ma anche tutto quello che è il nostro territorio e il nostro ambito turistico. E quindi ringrazio la società per la fiducia, per le belle parole e posso dire senza paura che saremo veramente all'altezza della vostra grande squadra. Grazie. Grazie sindaco. Lasciamo la parola a Giancarlo Cescatti, direttore dell'APT di Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valrendena. Buongiorno anche da parte mia, scusate il timbro di voce un po' raffreddato e cercherò di non tediarvi col mio timbro di voce, ma lasciatemi dire che per noi si realizza un sogno. Devo dire veramente grazie alla società Roma, devo dire grazie ai nostri partner, a Trentino Marketing e
alle amministrazioni di tutta la valle, qui rappresentate dal sindaco di Pinzolo, perché insieme siamo riusciti a trasformare questo grande sogno in realtà. Quindi davvero grazie a tutti per questa formidabile opportunità che ci viene offerta di nuovo. E devo dire che il territorio ben si presta per le vacanze. Siamo molto orgogliosi che anche delle società calcistiche decidano di venire a fare la loro preparazione da noi. Evidentemente noi siamo un territorio che ospita non solo calciatori, non solo sportivi, ma famiglie con bambini, in generale sportivi. E ci piace definire la nostra vacanza come una vacanza vera, una vacanza viva, una vacanza alta. Una vacanza vera come la genuinità delle genti che popolano la nostra valle. E viva come le molteplici e formidabili attività outdoor che il nostro territorio offre, e alta per la qualità e l'eccellenza della ristorazione e dell'accoglienza che offriamo ai nostri amici. E noi speriamo che non solo la squadra si trovi bene, ma anche tutta la tifoseria gradisca il soggiorno in Varrendena. E speriamo che veniate numerosi come l'anno scorso, e noi vi accoglieremo a braccia aperte con i nostri prodotti, la nostra tradizione, le nostre attività, sicuri di essere all'altezza di soddisfare le esigenze di tutti, non solo quelle della squadra, ma anche di tutti i tifosi romanisti che aspettiamo, accogliamo con gioia. Grazie direttore, abbiamo altri due graditissimi ospiti in prima fila qui con noi. Inizia Elisa Rosati, partnership sportive del Trentino Marketing. Buongiorno a tutti, anche per Trentino ovviamente essere qua oggi è motivo di orgoglio, essere qua con i colleghi di Pinzolo e di Cavit per suggellare questo nuovo anno di partnership. Una partnership che vede, come sapete, il ritiro della prima squadra a Pinzolo, ma non solo, anche il ritiro della primavera, che anche quest'anno sarà da noi Trentino a Borgo Valsugana, dal 24 al 31 luglio. E la partnership poi durerà per tutto il corso del prossimo campionato, con attività di valorizzazione sia allo stadio che attraverso tutti i media del club. Solo altre due parole, collegandomi al binomio citato dal sindaco di Sport Pinzolo, Sport Trentino. Voi sapete benissimo che Trentino effettivamente è un territorio che si presta benissimo alla pratica sportiva, e noi diciamo che lo sport è nella nostra natura. Perché? Perché da un lato parliamo di natura territoriale, quindi una conformazione territoriale che si presta davvero a tantissimi sport diversi, dalla vela alla mountain bike, al surf, all'arrampicata, al rafting, alla bici da strada, e la possibilità di praticarle ad altissimo livello. E questo ci consente di ospitare eventi sportivi di caratura internazionale, assolutamente includendo anche ovviamente il calcio. Per noi è motivo d'orgoglio avere quest'anno nuovamente il ritiro della Roma come uno dei nostri maggiori eventi di punta dell'estate. Dall'altro lato, sport nella nostra natura, perché nella natura nostra, dei nostri cittadini, della nostra provincia, praticare sport quotidianamente. Infatti la nostra provincia è ogni anno tra le prime nella classifica delle maggiori sportive d'Italia. Quindi il turista che viene da noi ha la possibilità di godere di infrastrutture e di una preparazione del territorio per praticare sport con tutta la famiglia, in maniera più o meno amatoriale. E questo è un messaggio invece per i tifosi che seguiranno la squadra, quindi un messaggio affinché tra una sessione di allenamento e l'altra possano godere delle bellezze della Varrendena, che su questo è assolutamente preparatissima e quindi ha un sacco di possibilità per, appunto, potete goderla all'aria aperta. Chiudo ringraziando Diego della presenza, ringraziando la società per averci ospitato oggi e ringraziando tutti i giornalisti presenti oggi che ci seguiranno anche al ritiro, perché ovviamente grazie a voi possiamo dare voce a tutto quello che succede nelle intense giornate di ritiro, sia dentro il campo che fuori. Grazie. Grazie a te, Elisa.
lasciamo la parola a Giovanni Negri, direttore marketing di Cavit. Buongiorno a tutti. Come Cavit, Cavit è un consorzio che rappresenta 11 cantine socie del Trentino, 4.500 viticoltori e 5.500 ettari di vigneto. Quindi siamo una delle 5 più importanti realtà d'Italia nel settore vitivinicolo e rappresentiamo quindi un punto di riferimento sicuramente anche all'interno del panorama vitivinicolo trentino. Siamo contenti particolarmente di, grazie a Trentino Marketing, grazie alla Roma, di dare continuità a questa nostra partnership che ci vedrà presenti chiaramente a Pinzolo, dove avremo un desk dove naturalmente accoglieremo i tifosi con un punto ristoro, o meglio un punto mescita, diciamo, che sarà aperto a determinati orari durante appunto il ritiro. E poi naturalmente anche siamo contenti di rinnovare la partnership essendo presenti all'interno dello stadio olimpico con i nostri prodotti nelle varie sale di hospitality e poi naturalmente anche nei rotori a bordo campo. Quindi volevo appunto anche a nome della nostra società rivolgere un ringraziamento a tutti e vi aspettiamo numerosi a Pinzolo dove potremo brindare insieme. Il prodotto che abbiamo scelto come abbinamento al mondo dello sport è il Müller Thurgau, che è un vitigno tipico del Trentino e siamo quindi particolarmente contenti di poterlo esprimere. Naturalmente l'abbiamo presente in diverse versioni, quella che abbiamo scelto più adatta a, diciamo, brindare a questo, in questa occasione, a questa partnership con la Roma, è nella versione spumante, che è appunto il nostro Müller Thurgau spumante. Grazie a tutti e a presto. Grazie direttore. Lasciamo la parola a Diego Perotti, che in rappresentanza della squadra vuole dire due parole. Ciao, buongiorno a tutti. Io purtroppo ancora non ho avuto la possibilità di conoscere questo posto, però i miei compagni mi hanno parlato benissimo, che è un posto molto bello per allenare, per fare la preparazione, quindi non vedo l'ora di cominciare, di avere la possibilità di conoscere, di fare il ritiro con la Roma, di cominciare da zero, quindi sarà una bella settimana lì. Grazie Diego. Ci sono alcune domande, ci sono dei giornalisti che si sono prenotati per fare alcune domande. Iniziamo da Angelo Mangiante di Sky Sport. Sì, Diego, si è appena conclusa alla fine una stagione conclusa nella parte finale alla grande, dalla Roma, proprio sul piano del gioco, del divertimento. Ecco, ti chiedo, tu sei stato un grande protagonista quando sei arrivato, da subito, a gennaio, tu e Ceraui e chiaramente con l'arrivo di Spalletti. Ti chiedo, come guardate al futuro, cioè adesso a quello che verrà la prossima stagione, se effettivamente la Roma oggi è allo stesso livello della Juventus? E ultima cosa, ieri Spalletti ci diceva insomma, che i giocatori Pjanic e Nainggolan gli hanno detto che loro sono disponibili a restare, vogliono restare, quanto è importante anche la loro permanenza. Grazie. A me personalmente mi avesse piaciuto che il campionato durasse un mese in più, no? Perché stavamo trovando un bel calcio, stavamo giocando bene, siamo stati molto vicini di arrivare al secondo posto. Purtroppo non abbiamo avuto la possibilità di farlo, però credo che l'abbiamo fatto bene, i tifosi credo che si hanno divertito, tutti insieme abbiamo fatto un bel finale di stagione e sicuramente sarebbe molto importante per il prossimo anno che rimangano i migliori. I migliori sono Raja, sono Mire, quindi se riusciamo a essere tutti insieme il prossimo anno possiamo fare grandi cose. Rossomando, Teleradio Stereo. Io intanto volevo fare una domanda al sindaco e agli organizzatori, volevo sapere che riscontro avete avuto l'anno scorso da parte ovviamente dei tifosi e se vi aspettate un incremento di tifosi anche per quest'estate. Bene, l'anno scorso sapete benissimo era il primo anno di ritiro e si è strutturato su 6 giorni. Il riscontro è stato oltre le aspettative, perché noi avevamo già delle esperienze, sapete benissimo, con Juve e con Inter, quindi sicuramente società strutturate con una tifoseria molto numerosa. I riscontri sono stati, come ho detto, superiori alle aspettative sia per il periodo ma anche per l'affluenza proprio nelle singole giornate. Noi abbiamo una struttura che ospita 4.700
posti, quindi nelle sedute giornaliere d'allenamento, e lo scorso anno non in tutte le giornate è stato riempito, ma comunque abbiamo raggiunto quasi i 3.000-3.500 ingressi nei 4-5 giorni. Quindi è evidente che quest'anno l'aspettativa è alta, anche per il finale di stagione che ha avuto la società, ma soprattutto per il periodo maggiore di ritiro. È evidente che noi siamo strutturati per accogliere e per dare soddisfazione a un numero immenso di tifosi. L'aspettativa del territorio è alta. Come ho detto prima, la tifoseria romana ha entusiasmato, perché ha trasportato in una località forse con un po' più di freddezza dal punto di vista caratteriale rispetto al calore del tifoso, dell'ospite romano. Quindi, detto questo, l'aspettativa di quest'anno è quella di aumentare i numeri, di aumentare la qualità dell'offerta che diamo alla squadra, ma soprattutto di migliorare ancora quel bellissimo entusiasmo che abbiamo vissuto l'anno scorso tra squadra tifosi, tra squadra organizzazione e tra tifosi e ospiti locali. Per Diego invece volevo chiederti, nel giro di pochissimo ti sei praticamente preso la Roma, dopo poche partite già eri assolutamente un leader. Ti volevo chiedere quanto è stato importante per te l'aiuto di mister Spalletti in questo, nel farti integrare subito bene al centro della squadra. Oh, il fatto di arrivare nuovo e che il mister mi metta subito in campo, io avevo arrivato una domenica dopo giocare col Genoa contro la Fiorentina, e martedì era in campo col Sassuolo. Quello al giocatore ti dà quella fiducia che ti manca quando sei nuovo, e poi i miei compagni che in nessun momento mi hanno si hanno incazzato quando perdo palla, quando magari uno fa un errore. Quello è importantissimo, perché uno vuole farlo bene, però sei nervoso, hai quella ansietà di essere in una grande squadra, e quello per me è stato importantissimo. Mi hanno dato fiducia subito, mi hanno fatto giocare quasi tutto, e quello per me, secondo me, è stato il più importante. Di Carlo, Sport. Sì, buongiorno. Io volevo chiedere al sindaco che tipo di modifiche ci saranno nell'area che accoglierà la squadra e anche i tifosi, quindi se ci sono state modifiche alle strutture anche del villaggio, della zona merchandising, oltre che alle strutture del campo. Allora, a dire la verità, in settimana è previsto l'ultimo sopralluogo per dettagliare un po' tutti gli aspetti che hanno a che fare con la struttura Pineta, dove c'è il ritiro e la struttura sportiva prettamente collegata agli allenamenti, e poi per fare una verifica con la società per quello che è tutto il merchandising, quindi l'aspetto diciamo commerciale del ritiro. La struttura principale allo stadio resta quella, stiamo cambiando alcune cosette per permettere una migliore gestione dell'aspetto allenamenti, front fra turisti e giocatori, e per migliorare in modo particolare quella che è l'affluenza dei tifosi all'interno della zona collegata alla visione del campo. Quindi grossi cambiamenti sull'aspetto organizzativo collegato alla struttura del campo non ci saranno, ci saranno degli accorgimenti e dei dettagli per migliorare, in accordo con lo staff tecnico della società, tutto quello che è collegato all'aspetto del ritiro. Quindi grossi cambiamenti sulla struttura non ce ne saranno. Insomma, ecco, abbiamo migliorato quello che è il discorso campi, perché qualcosina andava migliorato. Sapete benissimo che abbiamo una località che passa da una stagionalità invernale a una estiva, quindi neve e gelo danno delle difficoltà sui campi che ci mettono le condizioni di intervenire ogni primavera in maniera abbastanza consistente. Per noi è un investimento la struttura, è un costo, però è un investimento, visto la qualità della squadra che andiamo ad accogliere per la prossima stagione estiva. Va bene, ringrazio i nostri ospiti, ringrazio tutti voi per essere intervenuti. Adesso faremo uno scatto fotografico e poi siete tutti invitati dall'APT e da Trentino Marketing al rinfresco a base di David, che si terrà a bordo piscina. Grazie a tutti. Quanto abbiamo?
Venite, venite, Elisa. Potete stringere un po', grazie. Falli a fare lo scatto da questa parte, per favore.